Qui siamo nel primo reparto, è il reparto della filettura, perché una volta, ai nostri tempi, veniva costruito quasi tutto in casa. Pensate che le nostre madri seminavano il canapa, il lino, poi dovevano affilarlo e dopo della filettura facevano la tessitura. Questi sono gli infusi che filavano una volta. E per secoli hanno sempre usato questi piccoli arnesi. Alla fine, durante l'ultima guerra, è sorta le mulinelle e così hanno cominciato a filare con queste mulinelle. Quando era riempito il rocchello, questo si chiamava rocchello, lo prendevano e andavano nel corlo, che è questo. E lì costruivano la matassa, che la matassa è questa. Poi dal collo andavano dal nasco, venivano nel collo e qui facevano il gomitolo. E dal gomitolo, dall'altra parte, poi vedremo i telai, e lì usciva le spole e poi costruivano questa tessitura. Ecco, ai nostri tempi. Poi non era soltanto la tessitura del canapa e del lino, ma il primo raccolto era i bacchi da seta, che tutte le famiglie, bisogna pensare che in Italia 740.000 famiglie, tenevano i bacchi da seta e perciò era il primo raccolto e tutte le famiglie usavano di tenere questi bacchi, che era il primo raccolto. Era i primi soldi che entrava nelle famiglie. Questa invece è il telaio della tessitura, che ogni 100 famiglie esisteva un telaio, il quale era sempre una donna, le donne anziane, che lavoravano non solo per loro, ma anche per terzi, per le altre famiglie, perché erano tante donne che filavano e poi andavano dove era il telaio per fare la tessitura. Questo è uno dei primi telai, è uno dei più vecchi che esistevano ancora nel 1600-1700 e in poi. Altri sono un po' stati costruiti, l'ultimo, questo è uno degli ultimi, è stato durante l'ultima guerra. Poi sono in fretta, è sorto il progresso e lì sono spariti tutti.